Buongiorno, oggi giornata uggiosa, sta piovendo, in casa è buio, solo in camera da letto c'è un pochino più di luce, ma poi mi aiuto anche con le luci dello specchio, ma nel resto della casa sembra tipo, non lo so, sera. Comunque, oggi devo fare le pulizie, quindi inizio dalla camera da letto. Rifaccio il letto ovviamente e poi spolvero tutto, anche quelle maledette lampade. Dico maledette perché veramente sono da spolverare ogni 2x3. Poi essendo scure si nota anche un piccolo pelucchio, cioè quando io rifaccio il letto la mattina tutti i pelucchi, no? Che a volte svolazzano, vanno a depositarsi sulle lampade e questa cosa sta iniziando veramente a darmi molto fastidio perché, come dicevo, poi essendo scure e avendo comunque tre ripiani, tutta la neanche polvere, tutti i pelucchi appunto vanno a depositarsi sui vari ripiani e sembrano tutte tipo impolverate, quando in realtà magari sono solo dei pelucchi che svolazzano. Quindi stavo valutando seriamente cosa fare, se toglierle, cosa che in realtà ho anche già provato a fare, cioè l'avevo tolte. Poi le ho rimesse perché comunque mi piacciono, ormai sono abituata a vederle e la camera mi sembrava un po' vuota senza appunto le due lampade. Quindi non so. Non... Faccio che lavare anche i pennelli. Anche il portapennelli. Thank you.
Siccome sono quasi le 2, faccio pranzo e poi dopo continuo con le pulizie. In realtà manca solo il salotto e poi vabbè i pavimenti. Oggi mi preparo un tramezzino con tonno e un uovo. Da quando bolle l'acqua lo faccio cuocere per circa 8-9 minuti, poi lo schiaccio con una forchetta e aggiungo ad occhio maionese e tonno, mischio tutto e poi lo spalmo sul pane tostato. Come al solito, la mia dose di zucchine giornaliera non deve mai mancare. Comunque mangio qui in sala, sul tavolino, perché in cucina avevo già alzato tutte le sedie e avevo anche già pulito. Eccomi qua, ho finito le pulizie alla velocità della luce, mi sono cambiata, mi sono preparata e adesso sto per uscire di casa perché mi ero completamente dimenticata che dovevo accompagnare mia madre a fare una commissione oggi verso le 4. Il fatto è che mi ha avvisata, cioè mi ha ricordato la cosa mentre stavo pulendo. Tra l'altro ho lavato anche tutti i pennelli perché mi sono detta vabbè, tanto oggi non devo uscire. Infatti mi sono truccata un po' a caso, ho fatto tutto con la spugnetta e niente, sto per uscire di casa, per quello mi vedete con il cappello. Quindi è lo stesso giorno, ma appunto non sapevo, cioè non ricordavo di dover accompagnare mia madre, quindi niente. Adesso mi tocca uscire con questo tempo. Poi passo al supermercato perché mi serve una cosa per stasera e sicuramente ci fermeremo da qualche parte a fare merenda. Boh, non lo so. A casa, cioè in realtà da tipo un quarto d'ora, ho registrato lo svuota la spesa, ma purtroppo anche questa volta per sbaglio ho schiacciato il tastino che mi fa registrare senza audio, quindi niente, vi faccio vedere così alla veloce quello che ho comprato, ma ho fatto come al solito un bel rifornimento di frutta e verdura perché a Lidl c'erano un sacco di offerte. Ero entrata in realtà per comprare la pastina e i raviolini per stasera da mangiare in brodo, poi appunto ho visto che c'erano tante offerte e ne ho approfittato perché ho finito appunto tutto, cioè per quanto riguarda frutta e verdura. Allora ho preso le carote, questa confezione gigante da 1,250 kg, pagata 1,49 euro. Poi le patate di Pizzoli, polpa soda per tutti gli usi, erano in offerta mi sembra 2,49 euro o 1,99 euro. Poi vicino alle casse c'era l'espositore con le noci, queste qua sempre XXL a 4,99 euro, e ho fatto che prenderle perché tanto le avevo finite, e questo pacchetto è da mezzo chilo, così per un po' dovrei essere a posto. Cipolle selenella 1,49 euro. Poi zucchine, che non possono mai mancare, pancarré in offerta mi pare 79 centesimi, poi raviolini 99 centesimi, un broccolo che poi in realtà sono due, comunque 99 centesimi sempre, poi vitalini legati, una melanzana, e da una vita che non compro melanzane, però in questi giorni, magari domani,
vorrei fare un mix di verdure al forno, poi risoni, ultimamente sono in fissa con questa pastina, tre finocchi, poi ricottine, ho preso queste senza lattosio, ma le altre comunque erano finite. Poi questi sacchetti che si possono utilizzare, c'è la confezione aperta perché come vi dicevo avevo già registrato il video. Comunque, meno male che me ne sono accorta, altrimenti io avrei continuato il vlog magari fino a stasera, muto. Comunque, sacchetti questi qua per il freezer, in realtà non solo perché si possono veramente utilizzare per tantissime cose. Comunque XXL, 40 sacchetti, pagati mi pare 1,99€ e non li trovo mai. Quindi oggi appena li ho visti li ho presi al volo e tra l'altro è la misura che preferisco io, vedete, sono fatti così. Poi una bustina di grambiraghi, uova, ho preso le naturelle, fiocchi d'avena, ho ripreso i soliti, questi qua piccolini, due confezioni di prosciutto cotto, una confezione di Coca-Cola Zero, queste quattro lattine giganti in offerta 2,89€. Qui avevo iniziato a sistemare tutta la frutta, comunque ho comprato anche una retina di limoni sempre XXL in super offerta, tipo 1,99€, e sono non trattati, almeno posso usare anche la buccia. Ho ricomprato il cestino di kiwi, questi qua, perché erano buonissimi. Comunque il cestino da un chilo in offerta mi pare 2,49€. Una confezione di mele golden Melinda e una confezione di lamponi, mi pare 2,49€. Ho speso 46,17€. Ecco qua, tutto sistemato. Dimenticavo, ho preso anche una confezione d'acqua e proprio oggi ho chiesto a mia mamma di chiedere ad un signore che conosce lei, che vende l'acqua e le bibite, le consegna a casa, le ho chiesto appunto di chiedere quanto mi verrebbe a costare il servizio, così mi faccio appunto consegnare ogni tot l'acqua a casa nelle bottiglie di vetro. Comunque poi magari vi aggiornerò. Qui c'è un sacchetto di Tezenis, siccome siamo andate in centro ne ho approfittato e ho fatto un giro, ma in realtà non ho cose stupende da farvi vedere perché ho comprato solo le calze per Omar e per me. Questa volta ho preso però queste qua un pochino più alte perché i fantasmini di Tezenis a me purtroppo scappano, cioè io perdo proprio i calzini mentre cammino. Vediamo come ci troviamo e poi prossima volta magari ne compro altre. Giornata finalmente quasi conclusa. Oggi veramente ho fatto tantissime cose da quando ho aperto gli occhi, cioè non mi sono fermata un attimo se non per mangiare, e tante cose ovviamente non ve le ho mostrate, però diciamo che i programmi per oggi erano completamente diversi perché appunto io mi ero dimenticata che dovevo accompagnare mia madre a fare questa commissione. Il fatto è che ci eravamo messe d'accordo 10 giorni fa per fare questa cosa, ma ultimamente io dimentico le cose, avevo completamente rimosso sta cosa. Oggi verso le 3 più o meno mi scrive: allora oggi alle 4 ci vediamo? Io: perché? Quindi è saltato tutto, io stavo pulendo, ero in pigiama, stavo anche registrando il video, infatti dopo pranzo volevo mettermi a finire di montare un video. Ma poi appunto sono uscita, sono arrivata a casa tardi perché poi abbiamo fatto commissioni, mi sono fermata al Lidl, adesso ho preparato la cena, insomma giornata praticamente volata e nulla, magari continuo il vlog domani, anche perché adesso non ho molto da farvi vedere e poi voglio riposarmi un attimino, anche perché deve arrivarmi il ciclo esattamente fra 6 giorni. Quindi inizio a, insomma, ad avvertire i primi sintomi e nulla. Niente, magari noi ci aggiorniamo domani. Volevo dirvi qualcos'altro, sto temporeggiando perché volevo dirvi qualcos'altro ma non ricordo cosa. Ve l'ho detto, cioè mi dimentico le cose, è assurdo. Comunque, cambiando discorso, fatemi sapere se voi comprate l'acqua appunto dal signore che ve la porta a casa nelle bottiglie di vetro,
fatemi sapere come vi trovate, perché appunto io sto valutando di fare questa cosa. Così la compro magari, che ne so, una volta, due volte al mese, faccio il carico, però sono a posto, il signore me la porta a casa, mia madre mi ha addirittura detto che te la sistema lui in cantina, quindi appunto stavo valutando questa cosa, però voi fatemi sapere e comunque vi aggiornerò poi nei vari vlog. Buongiorno, no, non siamo al giorno dopo, stavo per dire siamo al giorno dopo, no, sono passati in realtà credo 2 giorni dall'ultima clip, ma poi appunto non ho avuto tempo e modo di registrare. Oggi sono molto contenta per 2 motivi. Il primo, giornata stupenda, infatti mi sa che più tardi, adesso vedo un attimo, vado a fare una passeggiata. Ieri faceva freddissimo, quindi devo fare la prova a balcone, vabbè. Provo, però con questo tempo ho voglia di fare una passeggiata. Secondo motivo, mi è arrivata una nuova friggitrice ad aria. E voi mi direte, tu non ce l'hai già una friggitrice? Sì, ce l'ho già, ma mi sta abbandonando. Quindi ho detto, senti, sono sincera, prima che mi abbandoni del tutto, fammi prendere questa, almeno qualsiasi cosa, ne ho una nuova. Okay? Cioè, proprio sinceramente, però, ho intenzione di iniziare a utilizzare subito quella nuova, perché a parte che ha più funzioni, da come ho letto, ma adesso lo scopriremo insieme, quindi non mandate avanti il video perché secondo me potrebbe interessarvi, quindi ha più funzioni, è fatta proprio in modo diverso, e pensavo o di tenermi la mia, diciamo, di scorta, così insomma se dovesse succedere qualcosa, o comunque quella vecchia, ecco, da parte, oppure l'altro giorno parlando con mia mamma è uscito fuori che anche la sua, cioè ogni giorno esce fuori una cosa nuova, le nostre friggitrici si stanno rompendo praticamente insieme, la sua fa un rumore allucinante quando l'accende, la mia non fa rumore, però per esempio i tasti, cioè ogni volta sparisce un tasto, quindi devo schiacciare un po' così a caso. Ma poi ho notato che non cucina più come all'inizio. Quindi adesso vedo cosa fare. Se dare la mia a mia madre oppure se tenerla comunque lì di scorta. Poi provo a sentirla, vedo cosa mi dice. Se la vuole almeno gliela porto e boom. Almeno non usa più la sua, anche perché appunto ogni volta che l'accende fa un rumore assurdo. Un rumore che prima non faceva ovviamente. E voi mi direte, ma da brava figlia, scusami, perché non dai la tua friggitrice nuova a tua madre? No, con tutto il bene, però ne ho bisogno anch'io, perché appunto anche la mia piano piano mi sta lasciando. E io la uso tantissimo, la friggitrice ad aria, veramente tanto. E nulla, non vedo l'ora di aprire la scatola, perché ho sentito parlare molto bene di questa friggitrice. Cioè, è proprio una friggitrice ad aria, cioè un brand conosciuto. Infatti le recensioni sono tutte positive, anche per questo ho accettato questa collaborazione. Ecco la scatola della friggitrice, come vi dicevo l'ho già aperta, ma devo appunto tirarla fuori dalla scatola. Il brand comunque è questo, Cosori. Devo far così perché non riesco a sfilarla. Scatola, devo dire, molto bella.
Ecco la friggitrice d'aria di Cosori. Questa, a differenza della mia, è da 6 litri, il cestello è quadrato, comunque bella capiente, e il modello è Turbo Blaze, aspettate che lo leggo, DC601. Come vedete ha un ampio display che dispone di 9 funzioni. Iniziamo dal programma Preheat, che ci permette di preriscaldare la friggitrice ad aria. Come vedete c'è già una temperatura e un tempo impostato, 205 gradi per 4 minuti. Poi, seconda funzione, Reheat, che serve per riscaldare il cibo, ad esempio un pezzo di pizza, oppure questa funzione potrebbe tornarvi utile soprattutto quando volete riscaldare ad esempio una torta salata, oppure una frittata, sono in genere quei piatti che scaldati in microonde poi diventano tipo molli, gommosi. Scaldati nella friggitrice d'aria ho notato che rimangono croccanti. Poi abbiamo un altro programma, Dry, che serve per il programma per la disidratazione, serve per andare ad essiccare. Infatti, come vedete, c'è impostata una temperatura molto bassa di 55 gradi e come tempo 6 ore. Ovviamente noi possiamo modificare temperatura o tempo in base a quello che dobbiamo cuocere. Altro programma, Bake, per la cottura dei dolci. Come temperatura ci dà 165 gradi per 20 minuti. Ovviamente possiamo diminuire o aumentare anche qui i minuti. Altro programma, Proof. Questo programma serve per la lievitazione, quindi voi preparate il vostro impasto, ad esempio preparate la pizza, e poi fate lievitare il vostro panetto all'interno appunto della friggitrice d'aria, perché come vedete c'è impostata una temperatura molto bassa, 30 gradi per 60 minuti. Ultimo programma per quanto riguarda la prima parte, diciamo, del pannello di controllo, Warm. Questo programma serve per mantenere il cibo al caldo, sembra una sciocchezza, in realtà non lo è. Potete appunto lasciare tutto dentro la friggitrice ad aria senza però continuare la cottura, perché appunto, come vedete, c'è una temperatura impostata di 75 gradi. Qui in basso, come vedete, c'è un altro piccolo pannello di controllo con 4 programmi, poi ovviamente vabbè, il tasto di accensione o spegnimento e il tasto di avvio o pausa. Da questa parte troviamo il programma friggitrice ad aria, il programma che possiamo utilizzare per cuocere praticamente tutto, quindi verdura, carne. Ci dà una temperatura di 195 gradi per 10 minuti, ma ovviamente anche qui noi aumentiamo o diminuiamo appunto la temperatura e il tempo. Poi c'è il programma per arrostire, come vedete una temperatura già più elevata, 220 gradi per 12 minuti. Il programma grill, che io di solito utilizzo ad esempio nel forno tradizionale quando faccio la frittata per far formare la crosticina. Infatti, come vedete, 230 gradi per 5 minuti. Infine, Frozen. Questo programma serve per cuocere alimenti surgelati, esempio patatine, nuggets di pollo, bastoncini di pesce, sofficini, tutto ciò che appunto è surgelato. Secondo me è una friggitrice d'aria completa, ha molte più funzioni rispetto alla mia. Il cestello è da 6 litri, loro consigliano questa capienza per una famiglia da 3-5 persone, comunque è già bello grande. Considerate anche che Cosori è un brand specializzato nella produzione di friggitrici ad aria, infatti le recensioni sono, quelle che ho letto, sono tutte positive. Questo è il modello Turbo Blaze DC601. Come dicevo prima, questa friggitrice ad aria dispone di un ampio intervallo di controllo della temperatura, cioè da 30 gradi ad un massimo di 230 gradi. E in genere la frittura con altre friggitrici ad aria partono da 75 e arrivano a 205 gradi, infatti la mia parte da 80. Fino a 24 ore di cottura, come abbiamo visto prima nel programma appunto della disidratazione, cioè guardate a quanto arriva, cioè 24 ore di cottura, che è tantissimo. In genere le altre friggitrici arrivano tipo, non so,
ad un'ora di cottura, non superano l'ora. Ha un motore più veloce del 28% rispetto ad altre friggitrici ad aria e ha una ventola con 5 modalità diverse a seconda del programma che utilizziamo. Adesso non ci resta che provarla. E niente, stavo pensando di fare i brownie perché prima ho letto la ricetta, ho tutti gli ingredienti e poi siccome ho appena finito di pranzare, appunto stavo pensando di fare un dolce. Per prima cosa vado a lavare tutto e poi faccio andare la friggitrice ad aria da sola per, non lo so, 10 minuti. In questo modo dovrebbe eliminarsi, diciamo, quell'odore di nuovo di plastica che potrebbe finire sul cibo. Loro ci consigliano di avviare questo programma a vuoto, senza nulla dentro. Ecco l'impasto, l'ho assaggiato e sembra buono. Comunque io non ho una teglia quadrata, devo comprarla, e non ho la carta da forno, quindi userò questa teglia piccolina rotonda, tanto poi una volta cotto lo taglierò tutto a quadratini. E poi mi dice di selezionare il programma Bake e di regolare la temperatura a 160 gradi per 16 minuti. Ma sapete che sono buonissimi, sembrano un po' quelli del Lidl della settimana americana, se non sbaglio. Sono buonissimi, cioè non me l'aspettavo. Pensavo di aver combinato un pasticcio, vi dico la verità, infatti ero già lì pronta a buttare via tutto. In realtà sono molto buoni. Magari sotto vi lascio gli ingredienti. Stavo finendo di montare questo video e mi sono resa conto che non vi ho salutato, quindi lo faccio adesso. Spero di avervi tenuto compagnia con questo video. Ci vediamo martedì con un nuovo vlog. Ciao!